Nel tutorial di oggi vedremo come si possa togliere il rumore di fondo del microfono o altri frusci o anche i click, insomma tutto ciò che è estraneo all'audio, sia in un file audio sia anche in un file video. Prima vedremo come procedere con l'audio e poi applicheremo quelle stesse funzionalità anche al video. Si usa il programma Audition, questa è una vecchia versione ma funziona ugualmente splendidamente. Dunque, all'inizio vediamo come si fa a togliere il rumore dall'audio. Ovviamente bisognerà importarlo l'audio, quindi si va su qui, su Modifica, File, Apri, Audio di prova. E si apre. Io l'ho già preparato questo audio di prova, però volendo si potrebbe anche registrare direttamente. Si va su qua, infatti questo audio di prova non è altro che una registrazione che ho fatto io, però si può registrare la nostra voce andando qua su Registra e registra un audio tranquillamente e poi si salva. Ascoltiamo quest'audio. Per ascoltarlo senza riverberi tolgo momentaneamente il volume alla registrazione. Questo è un file audio di prova per la riduzione automatica del rumore. Si vede anche il tic-toc di una sveglia qui vicino. Spero si sia sentito bene anche il rumore. Ho messo appositamente anche una sveglia vicino al microfono e infatti questi che vedete sono i TikTok della sveglia, questi segni nel grafico. Dunque, come facciamo a togliere il rumore? È cosa semplicissima con Audition. Innanzitutto bisogna selezionare una parte del grafico in cui sappiamo che non c'è la nostra voce, ma c'è solo il rumore. Per esempio questa parte qua, da qui a qua. Si può anche, se non si riesce bene a visualizzarla, si può usare lo zoom e allargare, in questo modo, ecco. Questi sono i TikTok di orologio, abbiamo visto. Quindi selezioniamo una parte. Ecco, qui c'è solo rumore. Quando abbiamo selezionato una parte del grafico in cui siamo sicuri che c'è solo rumore da eliminare, si va su Effetti, Ripristino, Riduzione, Rumore, Elabora. Dunque, Effetti, Ripristino, Riduzione, Rumore, Elabora. A questo punto cosa fa il programma? Ci dice di catturare il profilo, vale a dire lui vuol sapere qual è il rumore e quale non è il rumore. Noi abbiamo appositamente selezionato una parte del grafico in cui c'è solo rumore e quindi andando su cattura profilo si fa sapere al programma quello che vogliamo eliminare. Andiamo su cattura profilo, ecco, è già stato elaborato il rumore. Ci dà anche il grafico, ci sono un sacco di configurazioni che si possono fare, si può anche settare il tipo di riduzione, vale a dire in questo caso è di 40 decibel, possiamo diminuirla oppure aumentarla, possiamo sentire l'anteprima, eccetera. Comunque, siccome il rumore è in tutto il file, noi non vogliamo eliminarlo solo in questa selezione che abbiamo utilizzato solo per dare un campione del rumore al programma, ma dobbiamo selezionare tutto il file. A questo punto andiamo su OK. Ecco fatto. Si è visto anche graficamente come si sia eliminato l'onda nelle zone che avevamo selezionato. Volendo si può anche ascoltare l'audio che adesso sarà senza rumore.
Questo è un file audio di prova per la riduzione automatica del rumore. Si vede anche il tic-toc di una sveglia qui vicino. Ora, non so se avete apprezzato, ma sicuramente basta il grafico per capire che il programma funziona. A questo punto non resta che naturalmente andare su file, salva con nome, mettiamo audio senza rumore, salviamo e abbiamo fatto. Adesso vediamo come si procede, eliminiamo questo file, adesso vediamo come si procede con un video. Mettiamo che abbiate realizzato un video con un video tutorial con la vostra voce. Allora, andiamo su multitraccia stavolta, perché se no, e si va inserisci e si sceglie un video di cui vogliamo trovare, eliminare il rumore. Facciamo questo, lo apriamo. Qui ci sarà l'audio del video, lo spettro dell'audio del video. Ascoltiamo anche questo video, che poi ha lo stesso audio di quello precedente. Questo è l'audio che sarà inserito in un video per dimostrare come si possa eliminare il rumore. Dunque, come si procede? Si fa doppio clic qui per visualizzare l'audio. Si procede nella stessa maniera, si seleziona una parte in cui sappiamo che non c'è la nostra voce. Si va su effetti come prima, ripristino, riduzione rumore. Ovviamente si torna come prima, cattura profilo, poi si seleziona tutto il file come prima, poi si fa ok. Ecco, avete visto che praticamente l'audio è tornato a zero. Si può andare su multitraccia. Dunque, per esportare il video con l'audio pulito, si va su multitraccia, abbiamo detto, file, esporta, esporta video, e qui naturalmente si scelgono i formati di esportazione. Qui si lascia lo stesso codec audio e poi si va ok. Si dà il nome, stavolta lo chiamiamo video senza rumore, e salviamo. Possiamo ascoltare il video senza rumore. Adesso tolgo il microfono. Questo è l'audio che sarà inserito in un video per dimostrare come si possa eliminare il rumore o il fruscio dall'audio di un video. Anche in questo caso bisognerà semplicemente... Spero che abbiate apprezzato la differenza tra il primo video con rumore e il secondo invece in cui il rumore è stato completamente tolto. E questo credo che sia tutto.